Salve a tutti, io sono Riccardo Pasqualina e ho deciso di registrare questo filmato perché il 24 aprile è la data scelta a livello internazionale per commemorare il genocidio degli armeni compiuto dal governo turco. Io non sono armeno, ma questa è una questione che mi sta particolarmente a cuore. Il 24 aprile del 1915 sono stati arrestati gli esponenti di spicco della comunità armena di Costantinopoli. Parliamo di intellettuali, di notabili, di figure anche importanti nella vita cittadina. E con quel giorno ha avuto inizio quel massacro, quello sterminio che noi tutti dovremmo conoscere. Dico dovremmo perché io ritengo che non si faccia abbastanza per mettere in luce ciò che è accaduto, agli occhi dell'opinione pubblica italiana. Non è ancora adeguatamente commemorato questo genocidio. In secondo luogo, dobbiamo sapere che in Turchia non si può ancora parlare liberamente di questi fatti storici e molti intellettuali, anche in tempi recenti, ne hanno fatto le spese. Parlare del genocidio degli armeni in Turchia oggi significa attirarsi accuse di turcofobia, di offesa alla turchicità. E accuse del genere, purtroppo, talvolta succede addirittura di sentirle anche in Italia, ahi noi, da parte anche di italiani. L'attacco alla cultura degli armeni, l'aggressione contro il loro mondo, non si è mai interrotto. E quello che è successo in Artsakh ne è la prova. Io spero che tutti sappiano che è stata combattuta una guerra da parte dell'esercito azero, sostenuto dalle forze turche contro la Repubblica Armena dell'Artsakh. Il conflitto è stato combattuto tra il 27 settembre e il 10 novembre dello scorso anno e gli armeni ne sono usciti sconfitti. La bandiera alle mie spalle, la bandiera che ho deciso di esporre per questo video, non è la bandiera della Repubblica Armena, è la bandiera dell'Artsakh, della Repubblica Armena dell'Artsakh. La bandiera della Repubblica Armena riprende quella che gli armeni hanno utilizzato fra il 1918 e il 1922. Questa bandiera è stata adottata dalla Repubblica dell'Artsakh a partire dal 1992, è uguale a quella dell'Armenia, i colori sono gli stessi, ma in più si fregia di questa decorazione bianca che riprende i motivi dell'arte tradizionale armena. Questa bandiera, è stata scelta per sottolineare la volontà delle popolazioni dell'Artsakh di riunirsi con il resto dell'Armenia, come avrebbe dovuto accadere dopo la caduta dell'Unione Sovietica, ma questo non è successo. L'anno scorso, in piena pandemia, la Repubblica dell'Artsakh è stata attaccata dagli azeri, sostenuti dalla propaganda messa in atto dal presidente turco Erdogan e dall'esercito turco. Gli armeni sono usciti sconfitti e hanno dovuto cedere una parte del loro territorio all'Azerbaigian. Ecco, da queste zone ci pervengono delle notizie veramente orribili. Il patrimonio culturale, religioso, artistico, storico degli armeni in quelle regioni è minacciato, è sotto attacco, rischia di scomparire per sempre. Chiese armene, monumenti, anche tombe di persone comuni, cimiteri che sono stati devastati. Ovviamente gli armeni hanno scelto di abbandonare i loro villaggi per non lasciare le loro case in mano agli occupanti, spesso hanno anche scelto di distruggerle, di bruciarle. Ecco, veramente è qualcosa che accade anche vicino a noi, che accade vicino alla nostra Europa, ma io non so quanto possa essere consistente la quantità di persone che ne è a conoscenza. La guerra in Artsakh ha mostrato anche l'inconsistenza dal punto di vista politico dell'Unione Europea, che non ha una linea politica comune. Non ha mosso un dito per difendere gli armeni e che ha una forza che dal punto di vista geopolitico è praticamente inesistente. Ecco, recentemente c'è stato chi ha detto che il capo
di Stato turco. Erdogan è un despota, ma un despota con cui bisogna convivere. Ecco, queste sono riflessioni machiavelliche, perché noi dovremo rompere ogni rapporto, anche dal punto di vista economico, con paesi come l'Azerbaigian e con paesi come la Turchia, che hanno messo in atto veramente questa persecuzione che accade di fatto sotto i nostri occhi. Questo machiavellismo dovrebbe avere fine. E non ha importanza, non dovremmo dare importanza a quelli che sono degli accordi di natura commerciale, dovremmo dare peso a quelli che sono delle questioni schiettamente morali, delle questioni umane. Non possiamo tollerare che tutto questo accada vicino a noi. Dovremmo impedirlo, dovremmo opporci a quella che è la politica di questi paesi. Non è veramente una cosa che dovremmo accettare, anche a costo di perdere dei vantaggi economici. Quando l'impero zarista è stato invaso da Napoleone Bonaparte, i russi hanno scelto di mettere in atto la tecnica della terra bruciata. Hanno danneggiato la loro economia, hanno danneggiato il loro paese, pur di non cadere in mano al nemico. Ecco, dovremmo avere anche noi la forza di sacrificarci. Per questo io ho scelto di fare questo video, per ricordare il genocidio degli armeni compiuto dal governo turco, ma per ricordare anche quello che sta succedendo in Artsakh, per ricordare quello che sta succedendo anche a Baku, nella capitale dell'Azerbaigian, dove pure c'è una comunità di armeni. È stato allestito un campo della vittoria, cioè per commemorare la vittoria il governo azero ha raccolto gli elmetti dei caduti armeni, quindi di soldati morti, ha esposto dei cimeli di guerra, dei ricordi della vittoria e, come se non bastasse, dei manichini con dei tratti razzisti che raffigurano i soldati armeni. E ci sono famigliole azere che vanno a farsi le fotografie con i bambini piccoli con questi manichini dei cattivi soldati armeni. È veramente, veramente una vergogna. Quindi è importante ricordare il genocidio degli armeni, ma è importante ricordare, avere presente quello che sta succedendo e cercare perlomeno di alzare la voce con i mezzi che si hanno a disposizione. Io ho cercato di fare questo. Ovviamente le mie forze sono limitate, ma ritengo che non si possa rimanere in silenzio. Ho voluto cercare di parlare anch'io, cercare di attirare l'attenzione su una questione veramente terribile del nostro presente. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.